Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Mitopia. Dopo aver affrontato il castello del malvagio Duca del Male Gianni e aver salvato la principessa Zelda, il Duca del Male ci ha detto che si sarebbe diretto ad est e a quanto pare eccoci qua. Vediamo un po' se finalmente avremo un incontro, l'incontro che attendo da quando abbiamo conosciuto il Duca del Male praticamente. Attenzione però, c'è la guardia. Sono Ernesto, membro della Guardia Reale. Sì, ti conosciamo, Ernesto. Vi apprestate a varcare i confini del vicino regno di Aridosso. Bene. Siate prudente, mio signore. Ah, quindi qui non c'è Gianni, qui c'è il regno di Aridosso. Bene. Missione compiuta, devo fare torno a castello, con il vostro permesso. Perfetto, tranquillo, eh. Quindi noi andiamo ad Aridosso ora. Ci sta. Ma è semplicemente un punto di teletrasporto, allora. Ah no, così. Ah, quindi le montagne effettivamente sono o zona neutrale o zona ancora del regno della, del Re Pringles. Sì, l'ho chiamato Re Pringles, sapete, no? Vi ricordate? Se avete visto gli altri episodi. Ah, ma guarda un po', questi qui esplodono con facilità ora. Molto bene. Beh, in effetti siamo tutti quanti a livello 13, quindi ci sta. Penso di essere abbastanza alto come livello. Più che altro non è il livello tanto ma quanto l'equipaggiamento, perché ho comunque sia giocato un pochettino, ho speso un po' di monete per comprare equipaggiamento e vestiario. Infatti il mio personaggio ha una tenuta mostro, Borghese pure ha un'altra divisa ma solo come equipaggiamento, non come look, e Alama invece ha anche il look oltre all'equipaggiamento nuovo. Ho comprato a dire il vero diverse tenute prima di trovare appunto mostro e quella per Alama. Quindi il livello di forza, di difesa e di attacco è aumentato esponenzialmente. Si sta facendo buio e quindi ci accampiamo. Ah, potremmo chiacchierare un po'. Effettivamente con tutto quello che è successo ci sarebbe da chiacchierare. Lei? Lei cosa? Nelle tenebre più profonde udì un sussurro sinistro. E che fifa? Mammina? D'improvviso un'ombra balzò fuori dall'oscurità e disse: come? Dov'è la mia faccia? Che paura, amica, che paura, questo è Aldo. La conversazione proseguì per tutta la notte. Dormite magari, eh. E infine giunse l'alba. Tutti addormentati, guarda, con gli occhi spalancati appena si accorgono che è di... di con l'accento sulla I, quindi giorno. Alama attacca sempre con la magia, con esplosione. E devo stare molto attento perché si consuma i punti come una, con un attimo. Torta diabolica, buona. 500 monete a lotta. E non sono male. Servono. Iniziano a servire perché gli abiti costano oltre 2000 monete a questo punto. Attenzione, della locanda. Ottimo. Così almeno possiamo finire la giornata e vedere quale nuovo livello ci aspetta. Davanti a noi si estende la terra di Aridosso. Chissà che razza di posto sarà. Non vedo l'ora di scoprirlo. Beh, secondo le voci Aridosso è... cosa? Dai, spara! Beh, ecco, non voglio rovinarvi la sorpresa. Bravo. E dai, non si fa così. No, niente spoiler, ragazzi. Beh, comunque, diamo il nostro addio alla landa di Verdalboria e... diamo il benvenuto alla terra di Aridosso. Una frase per uno. Bravi. Abbiamo salvato 600 abitanti, quindi la pepiera passa da 120 a 140 e quella PM da 35 a 50. Oh, era ora. In effetti quella PM si consuma piuttosto facilmente con Alama che spara esplosioni a tutto spiano. Oh, attenzione! No! Ma... tutti e tre da rapiti? Cioè sto da solo? Che è successo qui? Oh oh, a quanto pare non te la stai passando bene, eh? No, per niente. Il Duca del Male Gianni è comparso mentre dormivi. E ha rapito il resto del gruppo. Bene. Perfino io non so dove si trovino. Ma se ti sbrighi potresti ancora riuscire a salvarli. Non c'è tempo da perdere! Infatti, sì! Ah, dimenticavo, ha bloccato i tuoi poteri con una maledizione. Come se non fosse abbastanza, eh? Cosa?
Affrontarli in queste condizioni sarebbe un'impresa disperata. Quindi ti concederò un nuovo potere. Sono una divinità coi fiocchi, ammettilo. Quale potere? Ho anche aggiunto qualche nuova classe, come omaggio della casa. Sono un attimino esaltato per la classe nuova. Gatto, diavoletto, scienziato. Scienziato? Oh, forte però lo scienziato, eh? Diavoletto, ma... I'm sexy, eh? Mamma mia. Stiamo andando di male in peggio. Allora. Scienziato ha il suo perché. Però gatto è per il meme. Appartiene alla classe gatto. Speriamo che non duri molto. Bene, è ora di mettersi in marcia, gatto Andre Link. Io non rido, io piango. Nel frattempo. Wow. Figo. La voce un po'. Dove ci derbola siamo? Ricordo che Duca del Male è piombato nella locanda, ma poi buio totale. Deve essere stato quell'essere ignobile a rinchiuderci qui. Un momento, dov'è Andre Link? Io sono furbo. Non c'è traccia di lui. Ma perché a me ha bloccato i poteri e loro no? Andre Link sa badare a se stesso. Sarà già sulle nostre tracce per salvarci. Sì, hai ragione. Possiamo sicuramente fidarci di Andre Link. Sì, vi filate, sì. Beh, bene. Boh, riprendiamo. Siamo con un gruppetto livello 1, wow. Per fortuna che ho le abilità aumentate grazie al consumo di cibo. Ma quello è Aslofar! Ehi! C'è Aslofar, ragazzi! Wow, quanto tempo che non vedevo Aslofar! Deserto di Aridosso, bello! Carino il deserto. Dopo una bella pianura verdeggiante... Come cammina. Ok, ora sta sulle... Ah, si è evoluto, capito? Quando si evolve si alza in piedi. Bravo. Oh, c'è qualcosa per terra che luccica. Una banana. Ma le banane luccicano? Non lo sapevo. Let's gauss. Pace e tranquillità. È caldo. Soprattutto con quel vestito, direi. In mezzo al deserto con... Oh! Scorpione fifone. No, tatino. Bello però come attacco. Proprio come un gatto, certo. Sono un gatto. Attention, please. Andre Link è stordito dal caldo, ci credo. Oh, non sarà mica un miraggio. No, sembra vero, mi riposerò un attimo. Wow! Ma è salito di livello? Meglio di una seduta di acupuntura. Ma facciamolo altre 10 volte almeno. Visto che sale di livello. Ma il cactus! Tripallactus! Ma che nome è Tripallactus? Ma che fa tutta la faccia proprio. Occhi, naso e bocca. Perfetto, in effetti sì. Ah, ma qui sarà di livello, con un attimo. Affila artigli. Ah, più bonus PE. Ma prima non mi ha salito di livello? Ah, forse mi ha fatto recuperare danni che non avevo subito? E locanda, ragazzi. Ci vorrà un po', mi sa che mi tocca risalire di tutti i livelli. Mi tocca fare tutti quanti i livelli, tutte quante ste cose. Oh, c'è qualcuno alla porta? Oh oh oh, viaggiare da soli non è il massimo, vero? Già. Mi dispiace averti fatto attendere. Ho invitato qualcun altro a unirsi a te. Nanis! Ti farà compagnia nel tuo viaggio attraverso un nuovo territorio. Ma quindi i miei amici da prima, tutti morti, cioè tutti scomparsi per sempre? Oh, riceviamo un nuovo Mi. Tommy Play mi ha scritto. Andre Link. Oh, anch'io Mitopia. Se non attivi Mi, non è fattibile. Però questo qui è amico mio. Quindi deve essere un Mi importante. È caparbio. È caparbio, Mr. Clean. Scegliamo la classe. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Mr. Clean, nuovo membro del gruppo. Grande. Tra l'altro scienziato, no? Perché lui c'ha Mr. Clean, c'ha il sapone, va per i piatti, no? L'ha creato lui. Bene. Ciao. Sono Mr. Clean, uno scienziato.
Forse ti ricorderai di me per svelto piatti. Non pulisce un cazzo. Non so se sarò all'altezza, ma ce la metterò tutta. Mr. Clean fa ora parte del tuo gruppo. Ragazzi, con Mr. Clean al nostro fianco. Ehi, Mr. Clean ha le prime armi, quindi aiutalo più che puoi. Ok, con chi parlavi? Con una voce incorporea. Oh, ti ho trovato altri due compagni di viaggio, dovrebbero essere qui a momenti. Viaggia con il tuo nuovo gruppo in attesa di salvare quello precedente. Ah, Mr. Clean già vuole un'altra veste? Dai, subito. Una veste simile steampunk, eh? Con quegli occhialoni. Bravo. Indossa, bella. Poi verde, come il colore di cui è il sapone per i piatti, no? E non è che... insomma, voglio dire... Oh, Aslofar! Bellissimo Aslofar! Vi ricordate la sua lore negli episodi precedenti? Ma dov'è finita? Che strano, non la trovo più. Andiamo, deve pure essere qui da qualche parte. Ehi, buongiorno Aslofar! Chi è? Oh, sei tu! Ho sentito delle tue imprese, sai? Hai addirittura salvato un intero regno, niente meno. Un lavoro eccellente. Beh, a proposito, non è che per caso hai visto una lampada qui intorno? No? Capisco. Sai, è un oggetto molto importante e l'ho perso. Più che importante forse dovrei dire pericoloso. Se dovessi trovarla, non toccarla assolutamente, chiaro? Fai molta attenzione. Ok, però con quale voce impostata parli, Aslofar? Mi fai paura? Quella lampada deve avere dei poteri magici incredibili. Vediamo un po' qua, Mr. Magoo. Ah, ma è un percorso prima? Ok, facciamolo velocemente. Non faccio che sudare, era da un po' che lo dicevi, ok? Camminare sulla sabbia è una spacchinata. Già, ma guarda il lato positivo. Ti verranno dei piedi del dromedario. E quindi Camel Toe? La gobba invece la lascio a te, grazie. Facciamo prima la strada facile. Tanto se vi ricordate strada ardua, strada facile. Più che altro sono curioso di incontrare Mr. Magul che stava lì sotto. Oh no, così posso attaccare solo una volta. Ma attacca con le pozioni, ignorante! Oh, madonna, Mr. Clean dei miei stivali. Mi sto lessando qua fuori, qualcuno spenga il sole. Bene, lascia fare a me e ai miei superpoteri. Che intendi fare? Spegni sole! Ecco fatto. Il sole è ancora acceso, mi sembra. Beh, certo, farà effetto tra 6 ore. Facile così, eh? Ti mantenga zao, buono! No, no! Insomma, sto avendo un po' di difficoltà a giocare con questi livelli bassi, eh? Devo ammettere che si riscontra la difficoltà. Però attenzione, uno scorpione come prossimo pasto non è male, eh? L'idea mi sconfinferà un bel po'. Eh? La lampada. Oh, cavoli. Cosa? È un miraggio. Ma stavi sognando. Ma neanche un miraggio, un sogno. Ma io non lo so. Eccoci qua. Ah, ma un tesoro. Pensavo fosse la locanda, tipo. I soldi fanno sempre un po' comodo, sai. Non ce ne sono mai abbastanza per comprare divise e armi. Ma il gatto che armi compra? Artigli più lunghi? Cosa compra? Attenzione, un nuovo amico! Bene! Lo creo dall'inizio, poi magari lo cambio. Certo che lo creo dall'inizio. Capite dove voglio andare a parare. Per il momento è così. Poi, quando sarà possibile modificarlo ulteriormente, quando sarà possibile farlo leggermente più chad, lo farò. Sicuro! Proprio Escanor, più sicuro di Escanor non esiste. Ha dei buoni poteri magici, ma lo farei guerriero. Ok. Io veramente dovrebbe andare a petto nudo, ma... Allora, fra un po' concludo l'episodio. Davvero voglio un attimo vedere Mr. Magoo prima lì sotto. Escanor, benvenuto. Sarà il posto giusto questo. Devo modificare l'altezza, effettivamente. Non ci ho pensato. Io mi chiamo Escanor. E tu sei? Mi chiamo Andre Link. Fantastico, non vedo l'ora di cominciare questa avventura. Già, anch'io. Bene, l'ultima tappa per oggi sarà questo tizio qui. Salve. Lei... Come si... Che fa? Contrabbando? Un momento, laggiù! Chi ha una voglia perenne di giochi e divertimento? Mr. Quiz Domenico.
Io, il solo inimitabile Mr. Quiz, ecco chi. Mi dai l'impressione di una persona molto perspicace. Vuoi metterti alla prova con chi è uno dei miei quiz? Bene, allora diamo inizio allo spettacolo. Mi parla con questa voce, con questa cadenza strana. Ora ti porrò 3 domande. Cominciamo. Domanda 1. Chi è Escanor? Questo. Sì, è vero. Cioè ti dà anche... Ah, c'è il tempo. Ok. Ben fatto. Domanda 2. Chi è Andre Link? Questo qui. Ti pare che non mi riconosco? Domanda 3. Chi è Borghese? Ma zitta tu, Salà. Che gente parla. Ottimo risultato. Congratulazioni. Hai vinto su tutta la linea. Ecco il tuo premio. Le banane te le sbucci tu, prima cosa. Io non voglio le banane. Ci vediamo. Però potevo farlo un attimino correre sul posto. Era divertente. Ah, e se ne va. Devo fare anche la strada ardua un attimino solo. Poi ci congediamo. I grifoni ci sono qui. Oh, però ho filo artiglio, quindi no, meglio combattere. Aio. Azione sicura? Indifferenza? E proprio non gliene può fregare. Escanor! È il vero Escanor, vedi? Attenzione, prima azione gentile. Copertura. Wow, Andre Link, sei proprio un deficiente. Lascia che te lo dica. Impapito. Ma basta! Quante volte attaccano? Oh, allora. Grifone, ancora deve scoppiare. Quanto ci vuole? Ma è impossibile, ragazzi, via. No, non ce la faccio a farla ancora. No, ragazzi, non ce la faccio con questo livello a farla. La prima volta che perdo Mitopia. Bene. Sarà per la prossima volta. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio comunque per aver seguito il video. Vi spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate come sempre il link per Instagram. Shoutout ad Alessandro Poli per la tier star degli abbonati. E se ancora non siete iscritti al canale, magari considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!